Bella ragazzi, sono il Drago Rosso e bentornati in questo nuovissimo episodio di Yu-Gi-Oh! Le carte leggendarie. Dunque ragazzi, nuovo update qui, ci siamo potenziati nuovamente. Beh, ovviamente io mi sono potenziato di nuovo off camera, siamo diventati molto più potenti. Adesso vi faccio vedere il deck. Allora, novità, Drago Nero messo nel nostro deck, quindi ora è lui la carta più forte. Poi ho messo Drago Strisciante 2, principalmente perché è un demone. Adesso vi spiego perché più avanti avremo a che fare soprattutto con deck che sono abbastanza super efficaci contro le carte terra, quindi ho messo questa carta che è sempre dinosauro, però di tipo demone, quindi siamo a posto. Poi un 1600 va a bestia. Poi finalmente ragazzi, Ryu Kishin supremo, siamo riusciti a metterlo, una roba assurda. Poi questo che l'ho fatto anche vedere in video. Poi cos'altro? Basta, mi sembra. Ho messo solo queste carte. Sì, ho messo solo queste, basta. Poi più avanti ragazzi ci andremo a potenziare ancora, quindi. Allora, dobbiamo, se vi ricordate, abbiamo Yugi qui, quindi ragazzi cerchiamo di batterlo. Cerchiamo di battere Yugi. Vediamo. Confronto testa a testa. Dove cacchio va? Stai qua. Come? Duello? Va bene, ma giochiamo solo per le antecards. Mi gioco tutto per tutto. Va bene, anche noi allora giochiamo. Quantità. Abbiamo un VAR qui, che casino. E io spero che tu ti possa rendere conto di quanto casino ci sia qui dentro. Clown. Facciamo un clown e zombie. Cioè, ne abbiamo 5 di carte qua. Ma sì. È il mio turno, vai. Ok. Abbiamo subito questa carta, proviamola, 1600. Quindi, ragazzi, a bomba, siamo partiti in quinta, possiamo dire. Allora, fai così. Facciamo effetto, così abbiamo già una carta e anche. No, non ci attacca. Oh sì, abbiamo la carta, vediamo. No, dobbiamo attaccare con questa. Ok, allora Yugi non avrà un deck forte come il nostro. Scherzavo. Fanculo con queste 600, 600, 600. Però mi sa che lo batte. Esatto, oscurità batte luce. Avevo ragione su questo. Perfetto, 900, 900. Non, vabbè. Vai, vediamo. Ok. Tanto se ci fa male abbiamo l'anima del puro, quindi siamo a posto, quindi non ci manca niente, diciamo. E via. Queste carte sono, io le odio a prescindere. Poi facciamo così, bene. E lo abbiamo quasi battuto. Bene, ancora 250 LP ed è fuori. E possiamo anche farlo subito, ma che roba. Vai. No. E che cos'è? Vai così. 16-5, no, perché Yugi. Non è 10-15, no, di 5. Ho ottenuto 2000, vediamo cosa. Castoro guerriero. Cioè, tu mi dici che Yugi ha questa carta? Dimmi che scherzi. Piccolo guerriero peloso, armato e corazzato. Si difende benissimo nelle parate. No, nelle praterie. Parate. Una guerribestia. Forte
Foresta. No, non è. La mettiamo nel deck. Hai vinto, Ragnir. Dovevo aspettarmelo. Devo rafforzare il mio deck. Sì, non ne facciamo più? Ah, ancora, non abbiamo tempo, dobbiamo andare. Si ripassano normalmente. Hai visto i Tipiluski per caso? Sì. Allora li hai visti, Ragnir? Ho duellato con alcuni di quei bruci ceffi. Hanno giocato sporco. Tengono il volto nascosto in cappucci molto sinistre. Credo che stiano molestando anche altri duellanti. Stai attento, Arkane. Perfetto. Aia, quindi abbiamo a che fare, ragazzi, con questi tizi cappucciati. E attenzione, che qui la cosa si fa abbastanza interessante. Battiamo costui che c'è. Questo. Sempre. Vabbè, duelliamo a questo punto. Minuti. Ciao, hai voglia. Ho sconfitto tutti i duellanti qui in zona. Anche tu ti unirai ai vinti. Cos'ha gli occhi bianchi questo, ma fammi un piacere. Ora questo che vuole imitare l'Undertaker, che è poverino. Ah, non so se avete visto il video quando si è battuto con Brock Lesnar in WrestleMania 30, cioè quasi l'anno scorso. Facciamo questo, ma sì. Vai, musica così. E però, cacchio, mi sa. Allora, noi lasciamo di 950. Ok, allora qui è rischio perché io qui non mi ricordo che potenza ha con il deck costui, quindi da qui in poi devo vedermela un attimino da solo, come si suol dire. Non dovrebbe avere carte di tipo tuono, perché altrimenti. Grazie Anfora. Mi hai veramente parato stavolta. Sì, vabbè. Scherzi che hai un deck così? No, no, un attimo, perché forse qua ci vuole incastrare. Fa finta che ha dei. Il mago nero, cosa vuoi? Vabbè, però ci potrebbe stare. Oscurità. Vabbè, no, allora a questo punto penso proprio che ha un deck abbastanza schifoso. A questo punto se ha tutte queste carte. Poi facciamo 700, vai. Sì, ok, sì, proprio deck schifosissimo. Quindi siamo a posto, ragazzi. Andate tranquilli. Ma sì, tanto cosa vuoi? Ma sì, vai, attacca. Fortezza mobile. E comunque fortezza mobile è abbastanza forte come carta. L'avversario non ha più LP. Sì, guarda che roba. La velocità del tuo deck è aumentata di 5. Hai ottenuto 3100 domino. Fortezza mobile. Ah, la stessa che abbiamo sconfitto. Sì, forte però di difesa. Ovviamente, non per niente, la carta si chiama Fortezza. Perché serve per difendersi. Ha un bella difesa, eh. Fortezza meccanizzata per spostamenti e difesa, ricavata da pietre incantate. Sul serio. Vedremo. Ma non può essere. Ho perso. Contro di te. Come è potuto succedere? Non dimenticartene. E mi trapassa. Sì, questi sono i cosi, ragazzi, dei giochi per Game Boy Advance, sul serio. Fisica zero. Ma vabbè. Lasciamo stare questi piccoli dettagli. Hai battuto i Ghouls? Quanto sei macabro. Devo tornare al cimitero. Ti ringrazio.
Guarda cosa fa. Mi trapassa ugualmente. Sì, perché questi in teoria sarebbero sprite. Questi qui. Sprite totalmente disegnati in pixel, quindi ovviamente gli sprite non possono avere una fisica tutta loro, quindi giusto per spiegare un attimo. Adesso non mi ricordo cosa dobbiamo fare. Ok, ci sblocca il parco. E lì, ragazzi, direi di... cioè, dobbiamo andare lì, però dobbiamo cambiare un attimo i nostri deck e mettere almeno un paio di carte di tipo fuoco, perché ragazzi, faccio anche senza dirlo, perché ragazzi, cos'è che è super efficace contro il fuoco? Vabbè, l'acqua, no, intendo, cos'è che è super efficace contro il fuoco? Cos'è che è super efficace contro il fuoco? Adesso vedremo, ma vi levate, ma sul serio? Il vecchio proprietario è ammalato. Se n'è andato a casa in campagna. Abbiamo un buon assortimento di carte. Vai, iniziamo a comprare... vediamo con attacco. Ordine attacco, cos'è sta roba? Kirion guardia magna, cosa mi tocca vedere? Cos'è? Guerriero, se sul campo ci sono due o più spazi liberi, può separarsi in alfa, beta e gamma. Potente veramente. Wow. Sì, poi c'è questa carta, dragoteschio nero. Che vabbè, vedremo. Ma intanto cos'è sta roba? Drago blu in versione cartoon. Capisco. Io vorrei vedere se trovo almeno uno che non sia così. Questa la devo avere assolutamente, questa carta. Guarda come... questa secondo me è la carta più potente delle carte normali. Cioè, non mi interessa, io la voglio comprare. Almeno una. Grazie mille. Allora, vediamo. Q4. Sta roba. Elfi gemelli. Sì, ok. No, io vorrei... 4. No, allora facciamo così, che evoca fuoco. Ok, no, questa è oscurità. Luce, demone, suoco. Ok, queste cose rosse, vediamo. Drago del fuoco. Sì, questa carta è... sì, è potente. Vai, tanto abbiamo un casino di oro, quindi Ale. Wow, sì. Che è sta roba? Ragno lancia missili. Wow. Sì, vediamo se c'è qualcosa, stra roba, che è ancora più potente, beh, leggermente. Kraken di fuoco. Calamaro enorme immerso in fiamme che bruciano anche sott'acqua. Ok, la voglio. Che è sta roba? Ah, ok, no, vabbè, questa carta non è la mettiamo neanche a sto punto. 1400, sì. 1007, cos'è? Soldato di fuoco 1. Ammazza. Vedi qua quante carte. Anche questa. Soldato di fuoco 2. Mamma mia, le peggio cose. Vabbè, però vediamo qui cosa c'è. No, aspetta, vorrei vedere poi una carta di tipo tuono. Perfetto, vediamo cosa possiamo ricavarci qui.
No, possibilmente no. Questo però, insomma, ci si può trovare anche di meglio, diciamo. Wow, immortale del tuono. Sì, questa è una carta abbastanza utile. 1400. Sì. Cyber predatore. Però questo fa tipo 100 danni in più, quindi compra. Vabbè, facciamo questa raccolta. Che è sta roba? Coccodrillus. Sei serio? Coccodrillo intelligente, ma anche più feroce. Respinge gli attacchi con la forte corazza. Ammazza quante carte messe così che si possono avere. Sul serio, va che roba sta roba. Imperatore. Ah, ok. Imperatore, sì, l'ho avuta questa carta, ma poi alla fin fine è un attimino una fregatura. Anche questo, se devo esserne. Però questa no. 1800 carta acqua utile contro i deck di tipo fuoco. Quindi questa la mettiamo. Ma c'è anche questo. Attenzione, serpente marino gigante, mostro simile a un serpente a strisce che vive nell'acqua, morde chi si avvicina troppo. Vai, compra anche sta bestia. Le peggio bestie. Poi questa. Kamen del mare. Va bene. Vabbè, allora dillo. Pesce matto. Maniaco pesce volante dalla testa a punta. Si scaglia contro il nemico usando la testa. Vai. Vai, compra. Mamma mia, le peggio cose qui. 1003 cos'è? Il coso. No, non mi interessa. Questa roba sì. Pioggia violenta, mostro acquatico. Si fa nuvola di temporale, può scaraventare violenti acquazzoni all'istante. Mamma mia, che. La peggio cosa. No, ma veramente solo io adesso sto prendendo le carte più allucinante del mondo? No, chiedo, perché. Va che roba, il grizzly addirittura. Ma io non so, veramente. Cos'è? Scudo del millennio, figata. Millennium items. Si dice che respinge qualsiasi attacco. Beh, insomma, solo 300. Io ti voglio vedere con il drago finale occhi blu che ha ben 4500 di attacco. Voglio vedere come lo respingi quello. Guarda la bestia. Beh no, bestia no, però. E poi qui tutte carte magia. Ma sì, tutte carte magia, carte rituali di qualsiasi genere. E basta, finisce qua. Poi tutti questi slot vuoti, messi così, che praticamente si riempiranno più avanti. Intanto abbiamo fatto una bellissima collezione, sul serio. Ora, so che può risultare un po' banale. Beh, vorrei vedere. No, siamo messi all'orlo in pratica, come potete vedere, però vorrei lo stesso a provare a sfidare la macchina dei duelli per finire questo episodio. Non mettiamo niente in palio questa volta, cerchiamo solo di vedere se siamo forti abbastanza con il nostro deck. Drago contro Duel Robot. Sfida epica? Solo guardando il video si potrà vedere se sarà una cosa epica o no. Senza scegliere, sì. Ok,
Questa è solo una prova, ragazzi, e questa musica che sentite, ragazzi, non promette niente di buono. Vai, già due carte messe così in caso di assoluta emergenza. 1350, bestia, vai. Perfetto. Anche tu, so che poi non sarai potentissimo, te apprendista della strega. Perfetto. Lucertola elettrica. Io l'ho sempre odiata e sempre la odierò questa carta. Ma cosa mi mandi queste schifezze? Ma sul serio? Allora, 800-800, vai. Perfetto, vai. Ok, non c'è tutto ancora niente. No. Io ho paura che... bene. Possiamo fare già 2000 con questi, quindi ok, tributo. Rituale, costruzione della maschera. Il rituale per evocare splendore e oscurità ha funzionato. Va che bestia. Io voglio vedere adesso come fa con ben 2000. E poi è un incantatore di divino questa carta, cioè... Non so se capisci. Però se non è mi arrivano carte, non riesco a batterlo. Ma c'è qualcosa che può battere il divino? No, non penso. O con un altro divino? Ma pozione rossa. Ci aumenta di 500, quindi 7400. Senti, ce la fai a mettere una carta decente? Solo perché la nostra carta è di tipo foresta. Quindi ha... Vai. Così. Così, se ci prova ad attaccare... Mamma mia. Abbiamo la nostra carta trappola. Perfetto. Effetto, vai. Uso sempre l'effetto così abbiamo una carta in più da giocare. Ancora con questa carta. Vai, stiamo vincendo. Che cos'è? Ma cosa mi metti questo? Ma che roba? La bestia. Perfetto. Aumentata di 5. Ho ottenuto 5000 domino. Questa macchina, ragazzi, ogni volta che vi vincerete, vi darà ben 5000 domino ogni volta. Quindi, a bestia, vittoria tua, confermata. Yeah, ragazzi. Bene, ma direi che per questo episodio direi che è tutto. Nel prossimo episodio ci potenzieremo di più e andremo verso il parco. Com'è giusto che sia. Ci potenzieremo ancora il deck, quindi ragazzi, saremo ancora più potenti di questo episodio nel prossimo. Quindi vi ricordo che se non siete ancora iscritti di iscrivervi se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di altri. Mettete like se vi è piaciuto l'episodio e ragazzi, mi raccomando, commentate per dirmi la vostra, di dire i vostri pareri. Insomma, sulle carte che ho acquistato e cose così. Quindi mi raccomando, ragazzi, commentate. E noi ci risentiamo, ragazzi, a un prossimo episodio di Yu-Gi-Oh! Le carte leggendarie. Bella!